Guarda, noi ascoltiamo una storia, dei dettagli riportati, giusto? Tu prendi tutto e lo trasformi in un racconto tragico. La debolezza di una donna per le romanticherie sarà la sua rovina, ed è come tu vedi la vita. Mentre tu trasformi questi dettagli in un romanzetto divertente. Perfetto! È la tua ottica della vita, ma ovviamente non esiste sostanza che in definitiva possa essere dimostrata. Beh, dei momenti umoristici ci sono. Io li sfrutto, però esistono all'interno di una struttura tragica. Nel frattempo andiamo tutti al funerale di Phil Dorfman, sabato. Sì, credo che dobbiamo andare. Povero Phil, è schiattato all'improvviso per un attacco di cuore e aveva appena fatto un elettrocardiogramma perfetto. Detesto i funerali. Sì, anch'io, perché sul più bello mi metto a ridere. Vedi, e questo è il mio punto. Noi ridiamo per mascherare il reale terrore della nostra mortalità. Non intendevo introdurre l'argomento funerali. Va benissimo. Beh, come può esserci un mondo buffo e romantico se uno non si può fidare del proprio elettrocardiogramma? Io voglio essere cremato. Adesso o dopo che sei morto? Siamo qui per passare una serata rilassante, per divertirci. Cambiamo argomento, Gesù. Allora brindiamo ai momenti belli. Comica o tragica, la cosa più importante è godersi la vita finché si può. Perché ci tocca soltanto un giro. E quando l'hai fatto, l'hai fatto. E elettrocardiogramma, perfetto o no, quando meno te l'aspetti, può finire così.